Eder. Mech. Pallister. Non è stata, diciamo, comunque breve, però è anche un pochettino sofferto, nel senso che comunque abbiamo ripercorso i rapporti, ha raccontato la sua verità e le sue, quello che riteneva comunque fosse giusto a sua tutela. Ripeto, è stato un racconto comunque sofferto, perché a questa donna sono successe in rapida successione due cose spiacevoli, come le possiamo meglio definirle. Quindi il tema che la giustizia farà il suo corso, la signora ha raccontato la sua verità, ripeto, con sofferenza, perché la vicenda umana è molto complessa, e questo sarà sufficiente, noi riteniamo, per spiegare insomma quelle che sono le sue ragioni, e stop. Poi il pubblico ministero farà le sue valutazioni. Ci riassumo. Questo è quello che, diciamo, volevamo dire, vogliamo poter comunque adesso fermarci, riflettere. Il caso dell'omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto il 3 ottobre 2023, ha sollevato numerose domande e ipotesi riguardo all'identità dell'assassino e alle modalità con cui ha agito. Tra le questioni più dibattute vi è la possibile discarica dell'arma del delitto, un coltello, nei cassonetti della raccolta differenziata. Esaminiamo le evidenze disponibili e le varie ipotesi formulate dagli investigatori. Le indagini hanno stabilito che i bidoni della raccolta differenziata situati in via dell'Iris sono stati svuotati in diverse occasioni nei giorni di interesse. 1. Al mattino del 3 ottobre, i bidoni della carta. 2. Nel pomeriggio del 3 ottobre, i bidoni della plastica. 3. Al mattino del 4 ottobre, i bidoni del rifiuto indifferenziato. Questa sequenza temporale è fondamentale, poiché se il killer avesse gettato il coltello nei cassonetti, questo sarebbe stato recuperato solo dopo il secondo svuotamento. Avvenuto nel pomeriggio del 3 ottobre, le telecamere di sicurezza hanno immortalato il sospetto, da Silva, nei pressi dell'ingresso del condominio solo 3 minuti e 19 secondi dopo l'omicidio. Questo intervallo di tempo è cruciale per capire se fosse possibile per lui raggiungere l'area verde circostante, disfarsi dell'arma e rientrare nel suo appartamento senza destare sospetti. Le opzioni per la possibile dismissione del coltello includono: 1. Bidoni della stazione ecologica Era, un'opzione plausibile data la vicinanza e l'accessibilità. 2. Vegetazione del parco del villaggio San Martino, un'alternativa che offre la copertura necessaria per disfarsi di un'arma. 3. Interramento, un metodo meno probabile ma comunque da considerare. Le indagini hanno considerato vari percorsi che da Silva avrebbe potuto seguire per disfarsi dell'arma. 1. Percorso breve. Se avesse seguito la via più diretta, potrebbe essere stato ripreso dalla telecamera della farmacia San Martino con un anticipo oscillante tra i 73 e i 47 secondi rispetto all'orario in cui è stato effettivamente immortalato. 2. Percorso lungo. Qualora avesse optato per un percorso più lungo, come che conduce ai bidoni della Era partendo dal Civico 31, sarebbe potuto essere ripreso con un anticipo di 22-25 secondi. 3. Percorso dal Civico 29, in questa ipotesi, se fosse partito dal Civico 29, non avrebbe potuto essere immortalato dalla telecamera alle 22:17. 02. A meno di alterare le tempistiche di uscita o aumentare la velocità di percorrenza, da Silva è stato coinvolto in un incidente stradale il 2 ottobre 2023, il che ha sollevato interrogativi sulla sua capacità di muoversi rapidamente. Tuttavia, le testimonianze e le registrazioni video hanno contraddetto le affermazioni sue e della moglie, che dichiaravano la sua incapacità di camminare. Le certificazioni del pronto soccorso descrivono da Silva come un paziente con dolori e contusioni, ma non vi erano segni di fratture significative. La diagnosi finale è stata policontuso, con una durata della malattia stimata in 5 giorni. Questi dati suggeriscono che, sebbene da Silva avesse subito un incidente, le sue condizioni fisiche non avrebbero impedito un'azione rapida e coordinata. L'omicidio di Pierina Paganelli rappresenta un caso complesso che richiede un'attenta analisi di tutti i fattori in gioco. La sequenza temporale degli eventi,
unita alle condizioni fisiche del sospetto da Silva e alla logistica dei cassonetti, offre spunti interessanti per comprendere le modalità dell'omicidio e la possibile discarica dell'arma. Le evidenze suggeriscono che, se da Silva avesse effettivamente gettato il coltello nei cassonetti, il tempo a disposizione per farlo era limitato. Tuttavia, il suo stato di salute dopo l'incidente stradale sembrerebbe non aver avuto un impatto significativo sulla sua capacità di muoversi. Questa evidenza, unita alla testimonianza delle telecamere di sicurezza, suggerisce che il sospetto avesse pianificato attentamente le sue azioni post-omicidio, cercando di minimizzare il rischio di essere scoperto. Inoltre, la scelta dei luoghi potenziali per disfarsi dell'arma, come i bidoni dell'era o la vegetazione del parco, dimostra un certo grado di premeditazione e consapevolezza dell'ambiente circostante. Tuttavia, l'assenza di un coltello rinvenuto nei cassonetti o in altri luoghi di smaltimento continua a destare interrogativi e a complicare ulteriormente le indagini. In definitiva, il caso dell'omicidio di Pierina Paganelli richiede ulteriori approfondimenti e ricerche per arrivare a una risoluzione definitiva. L'interazione tra le diverse evidenze, la gestione della scena del crimine e le azioni del sospetto sono tutti elementi chiave che gli investigatori dovranno continuare ad analizzare per fare luce su questo tragico evento. La verità, sebbene complessa, dovrà emergere attraverso l'accuratezza delle indagini e l'analisi critica delle prove raccolte. Al rientro dal pronto soccorso, avvenuto intorno all'una del 3 ottobre 2023, ho condotto l'autovettura in garage al fine di consentire a mio marito di raggiungere l'appartamento sito al terzo piano senza fargli percorrere neppure i pochi metri che separavano i piani stradale dalla porta dell'ascensore posto al piano terra del civico 31. Poi ho accompagnato Luis in ascensore fino all'appartamento, lasciando parcheggiata la mia auto nei pressi della porta tagliafuoco dove è stato rinvenuto il cadavere di Paganelli Pierina e di essere nuovamente tornata all'autovettura per poi parcheggiarla in strada. Ed invece è tutto falso. L'esame della telecamera posta nel garage di Sergio e della Cam 3 della farmacia San Martino smentiscono la versione della Bartolucci. Non vengono riprese immagini relative all'autovettura in uso alla coppia, né all'utilizzo della rampa. Nelle immagini non viene neppure registrato, nelle prime ore del 3 ottobre 2023, il passaggio dell'auto nell'area dove sono posti i garage. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.